Benvenuti sul Mattaiur. Portiamo Paolo a vedere il Mattaiur, che non era mai stato a vederlo. Andiamo a fare il 749 Matadown. Speriamo bene. Sì, sì. Lo facciamo in una versione un po' inedita, però. Invece che salire su fino alla cima della... Partiamo dal bivacco Gosnia, che forse è la parte... Da dove inizia la parte più bella. Bene. Con questo super missile... Tocca spingere un po', ma va bene. Vabbè, all walk. Ma sì, dai, ce la facciamo. Combiniamo in qualche modo. Gran ritorno di Mario sui sentieri e di Fabio, che mancava da una vita. È un bel po' che... di ricordarci ancora come si fa. Ma sì, dai. Bene, adesso andiamo su di là, partiamo a piedi. Non sono 50 minuti, sono un po' di meno di spingismo. Speriamo almeno. Hai messo il Magic Shine, Mario? No. Niente fragola oggi? Niente fragola. Ah, peccato, peccato. Fatica. Spingiamo che facciamo meno fatica. Brutto, Sì, qua sì. Quella lì è la lamiera che... La famosa lamiera. Sì. Protegge il tubo. Quanto ci ha messo? 26 minuti. Sì, ma vi ho detto io che mezz'oretta era. Abbiamo due Paoli. La sagra dei pelati. La sagra dei pelati oggi, vero? Cavolo. Dei pelati... La somiglia a Frank Ramuglia. Mario, back to Mattaiur qua, back to 749, un po' di... La grande Paolo l'unicorno, bivacco Gosniak, e si ritorna sulla... a vedere dove eravamo, dove passavamo le nostre estati, no? All'epoca di fatica. Vabbè, dai, però è stato un periodo in cui ci siamo divertiti. Bello. Sì. Un periodo di gran bella esperienza. Di lavoro, ma grandissima esperienza, sì. Dai, quando vuoi, Fabio. Via. Opa! Allora, questa da qua, dal bivacco Gosniak, secondo me inizia la parte più bella, ciclisticamente parlando, della Matadown, attuale 749, perché la parte in cima è bellissima per il panorama, un panorama spettacolare, sempre bello, però ciclisticamente parlando io credo che questa qua sia la parte più divertente in assoluto. Da quando inizia il bosco è proprio una bomba. Il momento, la prima parte del canalette era viscidina, adesso vediamo il proseguo del bosco come sarà. Faremo probabilmente la parte del 749 attuale, quindi quella che stanno sistemando i ragazzi di Macete, che prosegue sul 749A. Quando siamo là vedrete. L'idea di partenza era quella. Per ora sempre tanta roba, e come sempre il segreto sta nella velocità costante di percorrenza, nella Matadown.
Aspettiamo gli altri qua. Sì, sì, sì. Famosi panchini. Su questa panchina, ti ricordi che avevamo detto che volevamo mettere punto di ristoro ai giovani che venivano giù durante la Mata Down? Questo quando prima alle Olimpiadi organizzavamo la Mata Down che partiva da lassù. Attualmente 7-4-9, unica gara con mass start di tutta la parte est, anzi anche d'Italia. Ah, vai tranquillo, andiamo giù in percorrenza tranquilla. Che brutte canalette queste! Là fanno cagare! Anin! Volevo passare sopra. No, volevo passare per sopra. Poi Ale si è fermato. Il mio boschetto. Sei vivo? Boschetto. Eh sì, era bellissimo. Ci sono quelli che aspettano. Stavo ammazzando. Mi è svolato tutto. Ho sentito Io ho preso col pedale un sasso e ho fatto l'ho saltata e sono atterrato la ruota anteriore su quella davanti. Ho visto la bici far così, no? Hai saltato quindi dalla bici alla fine? No, cioè ho detto ma sì, tanto è tutto a te, insomma, ho fatto tipo 2-3 metri. Adesso facciamo il video a Paolo, che visto che ha le bike la fa col walk. Anche con lo sprintino in scioltezza col walk, vedi? Neanche perché fa fatica con la manopola, già morto. C'è un po' il pollice affaticato. Ma tu l'avevi mai fatta? No. Attenzione. L'ho fatta da... È un beginner. Da rodata, giusto? Quindi oltre ad avere due Paoli, abbiamo tutti e due i Paolo che non hanno mai fatto la 7-4-9, quindi è un esordio per voi tutti e due, quindi intervista a tutti e due dopo. Intervista doppia per sentire le pressioni. Bene, quando vuoi possiamo partire. Adesso viene la parte bella, abbiamo ancora un due rilanci, poi la ruota anteriore è diventata davvero. Thank you.
va affrontato un po' più velocemente per avere un filo di possibilità di passarlo. Oh, ciao. Se parte io rilanciate. Però io vado, che così vi filmo quando partite. Mentre ci rotoliamo. Io vi filmo mentre siete lì. Uno, due, tre. Grandi. Bon, qua basta rilanci praticamente. Sì, qua adesso. L'ultimo... Sì, qua adesso siamo. Adesso rilancio. Qua adesso abbiamo qualche rilancetto breve. Adesso la parte più bella. Il toboga e il toboga. Bene. Via. Vai Ale. Albero. Ale fa la linea quella veloce che ho seguito sulla linea veloce. Qua non si fanno prigionieri. Vabbè, ma chiaro, non posso prendere dal vlog qua, questo pezzo, il toboga enduro, è proprio 100%. Proprio top. Stupendo. E abbiamo fatto anche un bel trenino. E invece adesso Lorenz, facciamo un saluto a Lorenz che lì a quel bivio lì si era perso, non ci aveva più visto ed è andato giù dritto. Andiamo a vedere il bivio di Lorenz la prossima volta che torni. Sai che devi andare di là. Hai caduto la catena? No! Avere comunque. A parte che ti metta la fatta. Bello questo, ma anche il sentiero è bello. Sì. No, io lo so bello, che bello. Sono bello. Bello. Paesaggio roccioso, bello, alberi, bello. Radici. Sì, sì. Poi con quella giusta pendenza che no, riesce a prendere velocità, esatto. Farla correre. Bei rilanci. Sto morendo. Dai che si riparte. 52 questo. Per me 52. Ma Mario, ha bisogno di una lettiga. Vai Ale, passa. Vai, vai, che così. Che ormai siamo settati così. Siamo andati via benissimo così. Eccolo, eccolo!
Maledetti! Ma questo è tosto. Adesso c'è il pezzettino incasinato. Meno male che non ho saltato giù dal sasso. Meno male che non l'ho fatto, va. Quel rilancio è sempre cattivo. Lasciato il dito. Comunque è duro, cioè la voglio usare tanto. Allora il popolo ha votato, andiamo a fare la linea quella vecchia che arriva giù a Mezzana, la old line nostra, diciamo. Non ce ne voglia Macete, ma oggi facciamo un po' di Amarcord e andiamo sulla linea nostra, quella vecchia. Io l'ho visto solo partire. Va bene, via!
Sì. L'ultimo pezzo, poi abbiamo il riposo sulla forestale, dai. Aria delle valli. Siamo quasi. Ma perché lì è incasinata. Ok, ci sono tutte e due le linee. Come? E anche no, magari in su anche no. Mandi, hanno buttato giù il bosco. C'era l'altro ingresso qua. Non avevo idea di come fosse dietro. I due Paoli, venite qua, venite qua. Ditemi, ditemi le vostre impressioni da battesimati sulla Mata Down. Un po' rimaneggiata perché non l'abbiamo fatta tutta, abbiamo fatto la parte vecchia rispetto a quella nuova, però insomma. Allora, ne basta la pena la fatica che ho fatto, che era sulla bici. Dopo che il grande Max mi ha detto guarda che forse devi tenere premuto il bottoncino, esatto, ne basta la pena. 13 km, giusto? Sì, un po' di meno, in realtà ne abbiamo fatti, avremmo fatto circa una decina. Ok, però divertimento puro, bella compagnia. Grande, come sempre. Come sempre. E adesso birretta. Fatica, da quasi local, perché sei di Cividale, quindi da quasi, esatto, local. Sono di San Pietro. Io. Ah, di San Pietro? Figlio. Allora sei proprio local local. La fatica ne è valsa la pena. Da rifare assolutamente, e a breve, perché sennò perdo il ritmo. Bene, bene, magari. Saluto che vado un attimo di qua. Va bene, ciao ciao. Dopo troppo fatica.